Ciao amici, eccoci con l'ultimo video dell'anno, dove vi porto su un posto che abbiamo già visto in anteprima sul video del treppiede Uranzi Coman. E in questa valle oggi uscirò solo con il 70-200, quindi inizio una di questa serie di video dove uscirò solo con un'ottica e cercherò di trarre il meglio da quell'ottica. Cercherò io di adattarmi in base alle focali che ho a disposizione, 70-200, per magari riuscire a catturare degli angoli interessanti dei posti che andiamo a visitare. Qui siamo sulla valle che da Cimolais in sostanza porta al rifugio Pordenone. Qui vediamo purtroppo i resti di un animale non tanto fortunato. E adesso andiamo verso il rifugio Pordenone e quindi via, iniziamo. Qui ci vorrebbe qualche esperto di animali, visto che qui ci sono anche i lupi. Queste qui possono essere tracce di lupo oppure no. Io non sono esperto, magari nei commenti qualcuno potrebbe darci qualche informazione. Io mi sono spogliato perché cominciava a aver caldo. Fondamentale non sudare durante le camminate col freddo. Primo spot che voglio fotografare con il 70-200. Ok, prima foto fatta, vediamo i risultati. Val del Preve, 895 metri. Cioè, ma voi non avete idea di che sbalzo c'è qui. Wow. Prossima volta qui ci veniamo con i ramponcini. Dubbiamente stupendo come posto. Oh, non c'è nessuno oggi, quindi come ogni lunedì quando vieni in questi posti ci sono tantissime impronte di caprioli, animali selvatici, veramente tanta roba. D'altronde, se non sbaglio, siamo nel parco naturale delle Dolomiti, quindi è uno dei più bei parchi che abbiamo qui in zona. Anche qui spot molto molto bello, chiudendo bene con teleobiettivo si riescono a prendere dei particolari incredibili. Molto bello, altro che Peter McKinnon, qui abbiamo il Canada in Italia, in Friuli. Altro spot, questa parte qui, adesso Flavio ti fa vedere e andiamo a fotografarla. Adesso sono a 70 mm, sto utilizzando una sensibilità ISO anche piuttosto alta, in modo tale che sì, ho la stabilizzazione, ma comunque ho tempi di scatto molto molto veloci. Quindi adesso sono a 400 ISO, un millesimo di secondo, quindi ti dà anche l'idea di come la luce è molto molto forte, nonostante non sembri che sia così, ma la neve riflette tantissimo. Io non sono un esperto,
ma direi che questa qui è una zona orsabile, perché se non sbaglio questa qui c'ha 5 impronte e gli orsi hanno 5 impronte, 1, 2, 3, 4, 5. Altro spot, qui finalmente riesco a sfruttare un po' meglio il 70-200, perché adesso posso tirare un po' di più. Tirare, gergo tecnico, bella. Vediamo, sono 800 ISO, F9, un 2 millesimo di secondo. Volendo posso anche abbassare gli ISO a 400, un millesimo. Wow, che bello, sono a 135 mm. Chiudere a 200, adesso sono a 200. Che bella diagonale. Così come la vedo è bellissima. Sono curioso di vederla a casa come rende. Altro spot molto molto carino, bello, sempre un occhio ai dati di scatto, ai parametri di scatto. Facciamone una in orizzontale, una in verticale. Grazie alla stabilizzazione riesco a scattare a mano libera, che è un gran aiuto decisamente, e vediamo i risultati quali sono. Questa situazione luminosa potrebbe essere piatta, però guardate là in fondo, guarda là in fondo lo stacco tra la vetta innevata, il cielo che è grigetto. Qui direi che ci sta proprio una bella foto. E andiamo a fare uno scatto, adesso vedo dove piazzare la GoPro. Ho la batteria quasi scarica della cam, ma faccio in tempo. Qua ci sta bene il 200 mm. Un po' di sole davanti a noi. Guarda che bello. Altra vallata, bellissima come percorso. Puoi andare dentro per di là. E lì ci sono sentieri, ma adesso il nostro obiettivo è il rifugio Pordenone, e ce l'abbiamo, cominciamo a intravederlo, in mezz'ora. Cimolais, andiamo su. Wow, guardate che roba, merita il paesaggio, guarda che roba. Assolutamente, con la neve è un po' più dura, però merita. Se abbiamo giusto il sole che entra nella vallata, molto carino questo. Chi tiene pulito, andiamo ad aprire. Noi dobbiamo tenere pulito, noi. Rifugio Pordenone che è sopra lì. Adesso abbiamo un'altra bella tirata.
amici miei, eccoci qua, rifugio Pordenone, ce l'abbiamo fatta, guarda che ti dico in quanto tempo anche, 2 ore e 59 minuti, 3 ore di camminata. Prima abbiamo visto, abbiamo incontrato qualcuno che ci ha fatto vedere un cervo sbranato, direi che siamo in buone mani. Il sole ci sta baciando, panorama splendido, che luce. Wow. C'è lì una zona che viene illuminata in modo splendido dalla luce del sole da quella parte. Che spettacolo! Tutto splendido, ma fa un freddo. Qui se non sei ben vestito, la senti e la senti veramente intensa. Torniamo verso l'auto, abbiamo le nostre 3 orette di strada, forse un po' meno. Vediamo di catturare qualche altra scena, se c'è l'opportunità, altrimenti ci siamo già goduti quelle che abbiamo realizzato fino adesso. Tanto Flavio suona la campana. In discesa è tutto molto più facile, o meglio meno faticoso in sé. Adesso ci becchiamo una luce bellissima scendendo, le montagne ci fanno ciao. Qui riesco a avere anche un po' di cielo blu, teleobiettivo a 200 mm e andiamo a prendere i particolari. Infattibile col grandangolo 14-35, si perderebbe tanta cosa di questo posto. Adesso vediamo Flavio che distrugge la sua fotocamera, perché il Joby ha una brutta cosa che col freddo non riesce a far presa, le plastiche diventano dure e scivolose. Oh, guarda che luce che arriva, se mi giro di qua là in fondo altra illuminazione. Che spettacolo nella via del ritorno. Che silenzio. È quello che mi piace tanto e mi è sempre piaciuto, vedrai lassù del campanile, soprattutto se si va e non c'è gente, sei solo tu lì del bivacco, una roba spettacolare, cazzo. Se vai giù per di qua con lo slittino, in un baleno arrivi al torrente. Anche qui ci sarebbe voluto uno slittino. La prossima volta ci attrezziamo, una bella camera d'aria e andiamo giù come dei bolidi, è tutta in discesa questa strada. Guardate, bello, tramonto dietro, fottina anche qui. E dopo questa fottina, quasi quasi mi sa che chiudo qui il video, perché adesso comincia a fare un po' buio. Andiamo verso la macchina e poi andiamo a casetta. Quindi ciao e ci vediamo il prossimo anno con le prossime uscite fotografiche. Ciao da Alessio e da Flavio. Ciao ciao.